Ciao amici del canale Tao Power Life, ben trovati. Oggi faremo un mudra molto molto salutare. Si chiama Vayu Mudra, che significa mudra del vento. E secondo la medicina ayurvedica ci sono almeno 51 tipi di vento che influenzano la nostra salute. Si parla di venti interiori che possono arrivare al nostro organismo in diversi modi, o per delle tensioni eccessive, o per un'alimentazione scorretta, o per una respirazione non corretta. E associati a questi diversi tipi di vento ci sono diverse malattie, dal banale mal di gola o al male alla sciatica, oppure pensiamo anche a dei gonfiori, gonfiori molto diffusi, ad esempio il gonfiore addominale, la flautolenza, l'aerofagia. E dolori anche all'intestino, proprio legati ad aria che resta dentro e fa male. Quindi c'è questo esercizio molto semplice che ci aiuta a espellere l'eccesso di aria dell'organismo per renderci più in salute. E è importante distinguere il caso cronico dal disturbo, diciamo, più lieve. Nel caso in cui avesse un disturbo di questo tipo, almeno entro 24 ore si consiglia di fare il mudra per farlo scomparire. Nei casi in cui invece abbiamo dei disturbi di vento, di aria dentro l'organismo, non curati, che sono diventati cronici, si consiglia di fare l'esercizio per 3 volte almeno 15 minuti. Allora, vi illustro questo esercizio molto semplice che faremo attraverso la posizione delle dita. Come tutti i mudra, sappiamo, sono dei gesti, gesti delle dita che vanno a creare un sigillo, cioè una chiusura energetica che permette di dirottare l'energia dove, in una parte del corpo, laddove è necessaria per risolvere il disturbo ed il problema. Allora, utilizzeremo l'indice. Prendiamo l'indice e l'indice lo posizioniamo alla base del pollice, in questo modo. Una volta posizionato l'indice nella base del pollice, andiamo a chiuderlo con il pollice, mentre mignolo, anulare e medio restano liberi. Restano liberi e noi dovremmo, ecco, tenderli il più possibile, in tensione, stesi. È possibile che le prime volte, soprattutto che pratichiamo mudra, ci sono delle dita della nostra mano che non riescono a mantenere questa tensione. Possiamo aiutarci o con le altre dita, se in questo caso possiamo, ecco, vedere che il medio non si stende completamente, allora andiamo a creare la tensione sulle tre dita utilizzando l'altra mano. Quindi in una situazione di questo tipo utilizzeremo il mudra in una mano e poi nell'altra. In questo modo. Quindi andiamo a stendere anulare, medio e indice. Altro metodo semplice per mantenere le tre dita in tensione è quello di utilizzare un tavolino. Siamo seduti sul tavolo e quindi facciamo tensione su queste tre dita in modo tale. E mignolo, scusate, mignolo, anulare e medio in modo tale che stiano in tensione. Così. Questa è la superficie, le manteniamo in tensione. Ma questa è una regola generale, è un consiglio generale che vi do per qualsiasi mudra in tutte quelle circostanze in cui, in quanto non abituati, non riusciamo a mantenere la posizione delle dita in tensione per diversi minuti. Come vi dicevo, nei casi cronici questo mudra, il Vayu Mudra, il mudra del vento, va mantenuto 15 minuti per 3 volte al giorno. Quindi sono tanti minuti in cui dobbiamo mantenere una tensione, non è detto che ci riusciamo. Ecco perché agevoliamoci in questo modo. In caso di disturbi invece più lievi, lo possiamo mantenere meno per meno minuti, ma anche più volte al giorno. Quindi stiamo ad esempio in fila all'ufficio postale, facciamo il nostro mudra e lo manteniamo così, cercando di
Noi adesso faremo qualche minuto di mudra, lo facciamo insieme. Allora, l'indice è alla base del pollice, chiudiamo col pollice l'indice e le altre tre dita, medio, anulare e mignolo, stese. Lo utilizziamo anche dall'altra parte. Accompagniamo questo gesto da una respirazione, da respirazioni profonde e manteniamo il mudra. Per armonizzare il vento all'interno del nostro organismo, andando a rimuovere l'eccesso di vento che crea disturbi. Stare anche così. È utile utilizzare il mudra anche durante una meditazione, ad esempio la sera. Prendiamo il nostro blocchetto o in assenza di blocchetto anche senza, ci mettiamo a gambe incrociate o sulle nostre ginocchia, chiudiamo gli occhi, ci concentriamo sul mudra e rimaniamo. Noi, il mudra è la nostra respirazione profonda. Bene, la nostra pratica finisce qui. Se vi è piaciuto il video, condividetelo. Condividetelo con i vostri amici, con i vostri contatti. Condividete gli effetti positivi che provate utilizzando questo mudra. Fatemelo sapere nei commenti. Se vi servono ulteriori spiegazioni, noi di Tower Power Life siamo a vostra disposizione. Ciao!